Gesù si è fatto nostro servitore e l'eredità che ci lascia è di essere servitori gli uni degli altri. Così Papa Francesco nella breve omelia pronunciata prima di lavare i piedi a 12 disabili, nella messa in cena Domini presieduta nella chiesa del centro riabilitativo Santa Maria della Provvidenza della Fondazione Dognocchi a Roma. Nel pomeriggio del Giovedì Santo il Papa è tornato a Casal del Marmo, vicino al carcere minorile dove un anno fa aveva compiuto il rito della lavanda dei piedi, accolto da una folla di pazienti, familiari, operatori e volontari. Nell'omelia ha ricordato che lavare i piedi era un gesto simbolico ai tempi di Gesù. Lo facevano gli schiavi, i servi e a chi veniva a pranzo, perché le strade erano tutte di terra. Gesù fa così un servizio di schiavo e la Chiesa ci ricorda che noi dobbiamo essere servi gli uni degli altri. Adesso io farò questo gesto, ma tutti noi, nel cuore nostro, pensiamo agli altri e pensiamo nell'amore che Gesù ci dice che dobbiamo avere con gli altri. E pensiamo anche come possiamo servirli meglio alle altre persone. Perché così Gesù ha voluto da noi. Così Papa Francesco si è inginocchiato ed ha lavato, asciugato e baciato i piedi al giovane Osvaldino da Capoverde, in sedia a rotelle dopo un tuffo in mare, e a Pietro e Angelica, i più anziani, a Walter, affetto da sindrome di Down, e a Giordana, originaria dell'Etiopia, colpita da paresi spastica, a Marco, 19 anni, animatore parrocchiale, operato più volte per neoplasia cerebrale, e ad Ahmed, libico e musulmano, che in un incidente stradale ha riportato gravi danni neurologici. Ospiti di alcuni dei 29 centri italiani della Fondazione Dognocchi, rappresentavano le migliaia di pazienti assistiti con amore nelle strutture.